Proventi polemiche per un annuncio per la sede SIAE di Stradella, comparso sul sito del governo Garanzia Giovani. Si cercava un'impiegata part-time per 400 euro al mese, unico requisito, la bella presenza. Il segretario del PD Calabrò interviene dopo l'aggressione di Furini a Polizzi in consiglio comunale. Il consigliere 5 Stelle è un irresponsabile, ha detto, non si può sempre provocare e definire l'avversario un buffone. Linea ferroviaria Milano-Mortara ancora in tilt, mattina da incubo con ritardi record fino a 102 minuti. Anche i residenti di Porta Genova si lamentano, treni troppo vecchi fanno vibrare il quartiere. Dopo 2 anni e mezzo in cui lo chef Carlo Cracco ha gestito gratis il convento dell'annunciata ad Abbiategrasso, la città fa un bilancio, ritorno pubblicitario nullo, critiche dall'opposizione. Per la rubrica Pavia Salute vi presentiamo Alberto Chiara, il medico che si occupa dei reparti di pediatria degli ospedali della provincia. Conosciamo a fondo la persona che cura i nostri bambini. I solisti di Pavia incontrano gli studenti della media Casorati per una lezione concerto al Teatro Fraschini, un modo per spingere sul palco gli studenti del corso a indirizzo musicale. Buonasera, benvenuti a Pavia News. Quante volte ci siamo trovati di fronte a annunci di lavoro che potevano essere definiti sessisti o che nascondevano delle pratiche di sfruttamento, però fa scalpore quando a pubblicare questo annuncio del lavoro è Garanzia Giovani, il sito del governo che dovrebbe fungere da tutela proprio contro questi rischi. La sede del lavoro in oggetto era l'ufficio della SIAE di Stradella e dopo la pubblicazione di questo annuncio si sono levate delle polemiche talmente forti a livello nazionale che è stato lo stesso ministro del lavoro Poletti a far rimuovere questo annuncio. Vediamo. Cercasi impiegata di bella presenza per tirocinio Garanzia Giovani presso Agenzia SIAE di Stradella. L'incipit di questo annuncio pubblicato sul sito ministeriale garanziagiovani.gov.it ha scatenato un putiferio ed è stato immediatamente rimosso su ordine diretto del ministro del lavoro Giuliano Poletti. Ma la polemica, che casualmente riguarda gli uffici della società degli autori della cittadina oltrepadana, infuria. Secondo l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Gramellini, si è trattato di un telegramma sulla condizione di degrado in cui versa il lavoro in Italia, mentre per Michele Tiraboschi, giuslavorista e presidente di ADAPT, centro studi sul lavoro fondato da Marco Biagi, l'annuncio è molto grave per almeno 3 motivi. Il primo, spiega Tiraboschi alla Notizia, perché vengono palesemente violate le pari opportunità sull'accesso al lavoro, come indicato dal codice stesso adottato dallo Stato. Il fatto poi che si cerchi una donna e anche di bella presenza è un'ulteriore discriminazione e fa strano, dice ancora il giuslavorista, perché abbiamo un governo attentissimo di solito alle questioni di genere. Lo dimostrano le querele nate sull'utilizzo del lessico, con la ministra, la sottosegretaria, la sindaca e così via. Infine, il terzo motivo che ha suscitato la levata di scudi, si tratta a tutti gli effetti di un annuncio per lavoro dipendente, conclude Tiraboschi. Quello stesso Stato, insomma, che sanziona le aziende private che pubblicano annunci discriminatori, poi dà soldi pubblici a questa azienda di Stradella per pagare un finto tirocinio. È insomma la sintesi dell'incapacità e della sciatteria con la quale in Italia vengono gestite le politiche attive, conclude il giuslavorista. Il ministro del lavoro Poletti, per parte sua, ha fatto sapere in una nota stampa di aver disposto l'immediata rimozione dell'annuncio sessista e ha chiesto un'indagine per verificare le modalità di controllo dei contenuti degli annunci proposti dalle imprese. Tragedia ieri sera a San Genesio, dove un uomo di 58 anni è morto in seguito a un malore mentre stava tornando a casa in bicicletta. La vittima stava pedalando insieme al figlio sulla stradina che porta alla cascina Comairano quando si è sentito male. Con la sua bicicletta è rovinato in un fosso asciutto che corre a lato della strada. Il figlio si è subito prodigato per aiutarlo, ma il 58enne non rinveniva. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al Policlinico San Matteo, dove è morto poco dopo il ricovero. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. Il magistrato di turno ha infatti preferito avere l'assoluta certezza sulla causa della morte, che sarebbe avvenuta per un arresto cardiaco.
Torniamo su quanto avvenuto in Consiglio Comunale a Pavia con lo spintone inferto da Furini a Polizzi. Su questa vicenda interviene il segretario del Partito Democratico di Pavia, Calabrò, che attacca duramente la vittima dello spintone Polizzi, pur condannando il gesto di Furini, dice in sostanza Calabrò, Polizzi aveva continuato ad insultarlo. Il consigliere Polizzi è un irresponsabile, non usa mezze misure il segretario cittadino del PD Roberto Calabrò per commentare i fatti di lunedì sera in consiglio comunale. La spinta di Luigi Furini al rappresentante del Movimento 5 Stelle dopo che questi lo aveva appellato buffone durante la seduta. Un insulto, una provocazione che ha scatenato la reazione scomposta del consigliere comunale del Partito Democratico in seguito allontanato dall'aula. Ormai l'atteggiamento e il comportamento di insultare i consiglieri, di insultarsi tra di loro, comincia a essere una regola quotidiana, una prassi quotidiana, ed è secondo me irresponsabile. Bisogna continuare e cominciare a fare un'altra volta politica. Io questo l'ho anche detto ai nostri consiglieri del PD. Furini l'altra sera, dopo l'ennesimo insulto da parte del consigliere Polizzi, ma l'ennesimo lo ribadisco, ha reagito in un modo che non avrebbe dovuto. Ha capito, Furini è molto rattristato di quello che è successo, oggi anche, ieri ha anche chiesto scusa, e poi è sorprendente l'atteggiamento del consigliere Polizzi, che ritiene di non fare a sua volta le scuse per gli insulti a Furini. Una vicenda che ha acceso il dibattito tra politici, amministratori e semplici cittadini, soprattutto sui social network. Per Calabrò occorre maggiore serietà da parte del consigliere del Movimento 5 Stelle, ma il gesto di Furini resta comunque ingiustificabile. I politici, insomma, dovrebbe essere più responsabile, invece mi sembra esattamente che vada in direzione opposta. La maggior parte delle persone ha condannato il gesto di Furini, qualcuno ha però detto che in qualche modo Polizzi se l'è cercata, lei cosa pensa? Ma no, direi che il gesto di Furini è un gesto che non doveva accadere. Furini sappiamo che è una persona molto generosa e non ha saputo resistere all'ennesima provocazione. Dobbiamo ancora raccontarvi ancora una volta di gravissimi ritardi sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. Di fatto questa mattina si è viaggiato con ritardi medi superiori all'ora, un record addirittura 102 minuti. Tutto questo mentre anche i milanesi si lamentano dei treni che viaggiano sulla Milano-Mortara. Difatti sarebbero talmente vecchi che le vibrazioni darebbero davvero molto fastidio agli abitanti di Porta Genova. 102 minuti di ritardo, questo nuovo record fatto segnare quest'oggi dalla Milano-Mortara. L'onore è toccato al treno delle 6.46 da Porta Genova, giunto a Mortara quando ormai tutti lo davano per disperso. Un'ora e tre quarti di ritardo per una tratta da poco più di mezz'ora di viaggio è un dato che non avrebbe bisogno di ulteriori commenti. Purtroppo però non è un caso isolato. Alla stazione di Vigevano qualcuno ha scritto sulla bacheca degli orari: lasciate ogni speranza o voi che entrate. Questa mattina il ritardo medio sulla linea si aggirava attorno all'ora. C'è a chi è andata molto male e ha viaggiato su un treno che ha fatto un'ora e mezzo di ritardo, e a chi è andata piuttosto bene e si è recavata con appena, si fa per dire, 22 minuti. Completando la cronaca con la citazione di ulteriori tre cancellazioni, si ha il quadro di cosa abbiano dovuto sopportare quest'oggi i pendolari. La causa principale è stato il malfunzionamento di un passaggio a livello vicino ad Abbiategrasso, che ancora una volta ha mandato in tilt l'intera linea. Come se non bastasse, c'è stato un guasto alla S9 a Gaggiano che ha provocato ulteriori ritardi a catena anche sulla Milano-Mortara. In tutto arriva all'indomani del voto favorevole del Consiglio regionale sul raddoppio. L'Assemblea ha approvato un ordine del giorno proposto dai consiglieri Silvia Piani e Fabrizio Cecchetti, che impegna la Giunta a costituire un tavolo di lavoro per inserire la costruzione del secondo binario tra Bairate e Mortara nell'accordo di programma tra RFI e Ministero, così come previsto dal patto per la Lombardia. Un piccolo passo in avanti, insomma. Trenord intanto ha riconosciuto il bonus ai pendolari sull'abbonamento di
gennaio. Lo sconto dovrà risarcire i disagi di ottobre, mese in cui sulla Milano-Mortara ha viaggiato in ritardo oltre il 5% dei convogli. Di Milano-Mortara si è parlato ieri sera anche durante la riunione delle commissioni urbanistica e mobilità del Comune di Milano. A quanto pare i treni che viaggiano su questa linea sono talmente vecchi che non solo creano problemi ai pendolari per i continui guasti, ma disturbano anche i residenti del quartiere Porta Genova per il loro rumoroso sferragliare. Inquinamento acustico, insomma, unito a eccessive vibrazioni. All'assemblea era presente anche l'esponente del PD vigevanese Pietro Carlo Magno, che in un post su Facebook ha specificato di essere intervenuto in difesa dei pendolari lomellini, spiegando che viaggiatori e residenti dovrebbero fare fronte comune nel chiedere nuovi treni e un miglioramento della linea nell'interesse di tutti. È finita la battaglia legale, perlomeno per quanto riguarda il profilo penale riguardante la Fibronet, la sentenza della Cassazione del tardo pomeriggio di ieri, con la conferma delle assoluzioni degli ex manager, pone davvero la parola fine alla questione. Rimane una causa civile, che è quanto le associazioni e i comitati vogliono adesso percorrere. Sono stati assolti in via definitiva dalla Cassazione due ex consiglieri della Fibronit di Broni, Claudio Dal Pozzo e Giovanni Boccini, sotto processo per omicidio colposo per le vittime dell'amianto pavesi. Il fatto non costituisce reato, ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso della Procura Generale di Milano. In primo grado, Dal Pozzo e Boccini erano stati condannati in abbreviato a Voghera a 4 anni di carcere. Il 20 ottobre 2016 la Corte d'Appello di Milano li ha però assolti dall'accusa di omicidio colposo plurimo. L'altra ipotesi contestata, quella di disastro ambientale, è invece caduta autonomamente in prescrizione. Il collegio aveva anche cancellato i risarcimenti disposti dal giudice nei confronti di 250 parenti delle vittime, oltre a Regione Lombardia, Provincia e ASL di Pavia e Comune di Broni, oltre ad altri. Nelle motivazioni i giudici avevano affermato che la giurisprudenza non si è voluta spingere ad affermare che tutte le aziende che trattavano amianto avrebbero dovuto chiudere già a partire almeno dagli anni 70, perché se da una parte certe conoscenze su fatti accaduti 20 anni prima delle decisioni sono state acquisite solo di recente, dall'altra non si può, spiegano sempre i giudici nelle motivazioni, sottovalutare il problema sociale che la perdita di posti di lavoro avrebbe allora comportato. La decisione ha però provocato una dura reazione da parte delle associazioni delle vittime dell'amianto. L'Osservatorio Nazionale Amianto, con l'avvocato Ezio Bonanni, ha osservato con incredulità che, nonostante a Broni ci furono più di 1000 decessi accertati e decine di nuovi casi ogni anno, ancora oggi non è stata in effetti riscontrata nessuna responsabilità penale fino ad oggi. A questo punto rimane soltanto la via del giudizio civile, ha spiegato ancora Bonanni. Peccato che la società Fibronit è di fatto fallita da tempo e quindi l'unico risarcimento che le vittime potranno avere sarà quello dell'INAIL, anche attraverso il fondo vittime dell'amianto, che però non è stato adeguatamente finanziato. Tornano ad alzarsi ad Abbiategrasso i toni delle polemiche per la concessione in maniera gratuita del convento dell'Annunciata allo chef Carlo Cracco. L'opposizione contesta i mancanti ritorni per la città anche in termini di immagine, in qualche maniera pubblicitaria, a fronte dell'aver concesso in maniera gratuita quello che è un patrimonio per Abbiategrasso. La stessa amministrazione sta valutando attentamente il da farsi per capire se è il caso di proseguire con questa impresa. Consiglio comunale infuocato martedì ad Abbiategrasso. Il consigliere di minoranza Domenico Finiguerra ha presentato un'interrogazione molto articolata sulla concessione dell'ex convento dell'Annunciata allo chef Carlo Cracco. Concessione gratuita, data nel 2015 dalla precedente amministrazione di centrosinistra, in cambio di un contributo per affrontare le onerose spese di gestione e di un ritorno d'immagine per la città. Ritorno d'immagine che per la maggior parte dei cittadini non c'è stato. Più volte ho portato all'attenzione sia dell'ex amministrazione che della cittadinanza. Perché dico che io e credo tanti altri non siamo dei ciula? Perché poi alla fine la verità emerge. Ci è stato detto che dovevamo dare il convento dell'Annunciata al signor Carlo Cracco per avere un ritorno d'immagine e perché costava tanto l'Annunciata.
non potevamo sostenere tutte le spese per la gestione del convento dell'Annunciata. E oggi apprendiamo che in 2 anni e mezzo la partecipazione di chi ha gestito il convento dell'Annunciata è stato pari a zero? Zero? Mi dico, ma stiamo scherzando? Il sindaco Nai ha risposto riportando le cifre richieste. All'ultima domanda su quali siano le intenzioni della giunta, Nai ha detto che le valutazioni sono personali e che occorre approfondire senza pregiudizi. Bisogna essere molto seri nel valutare tutte le possibilità che sono sul tappeto, perché ricordiamocelo, l'Annunciata è un bene del comune, è un bene della collettività dove sono stati investiti tanti milioni di euro per portarlo a quello che oggi è. Magari ci si aspettava qualcosa di più per il grande nome, diciamo, che uno chef di fama internazionale poteva portare con sé, ma dal mio punto di vista questo non basta nel realizzare un progetto complesso e complessivo come quello di cui necessita l'Annunciata. Quindi non basta solo un nome, diciamo, sulla bocca di tutti. Il consigliere Finiguerra si è dichiarato insoddisfatto, ha formulato e presentato immediatamente una mozione di approfondimento che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. Se la permanenza di Cracco ad Abbiategrasso è incerta, di certo c'è che se ne parlerà ancora molto. Il convento dell'Annunciata ha un'altra storia, ha un'altra vocazione ed ha anche degli spazi che si prestano ad una... Ad esempio? Ma ad esempio io immagino un'università ancora. Anche le stesse realtà culturali che operano nel nostro territorio, che reclamano spazi. Abbiamo tanti studenti in questo territorio, certo. Abbiamo una bella biblioteca, abbiamo delle energie vitali che al convento dell'Annunciata potrebbero trovare spazio, anche per attività economiche e commerciali, un luogo dove bere un caffè o una birra e leggere un libro fanno diventare un cuore pulsante culturale. Abbiamo delle realtà teatrali forti, delle realtà musicali, certo, oggi abbiamo invece locali importanti occupati da una cucina. Credo che sia inutilizzato. Sì, credo che sia pochino per un convento del 400 costato 11 milioni di euro di soldi pubblici essere là così, parcheggiato in attesa di qualcuno che ci affetti del salame. E altre polemiche ci fanno tornare a Pavia. Nei giorni scorsi avevamo dato notizia della ulteriore iniziativa a favore dell'integrazione dei sinti, questa volta un corso di musica del costo a carico del comune di alcune migliaia di euro e dall'opposizione vogliono vederci chiaro. Qualcosa sul quale mi impegnerò, chiederò accesso agli atti per capire in quale maniera vengono spesi questi soldi pubblici. 3.000 euro per un progetto di educazione musicale tenuto da una cooperativa, la solita cooperativa, questa volta dovrebbe arrivare da Milano. Una richiesta di accesso agli atti per chiedere spiegazioni all'amministrazione comunale. Il consigliere del gruppo misto, Rodolfo Faldini, vuole vederci chiaro sul contributo che il Mezzabarba erogherà per un corso di musica presso la comunità sinti del capoluogo. Poco meno di 3.000 euro per finanziare il progetto educativo proposto dalla cooperativa sociale Romano Drom di Milano nell'ambito del tavolo tecnico permanente avviato lo scorso mese di marzo. Un progetto che già alla sua partenza aveva fatto discutere non poco, basti ricordare la promozione del tutor per aiutare le famiglie a lasciare i campi di Piazza d'Europa e via Bramante e i processi di integrazione applicati in diversi ambiti, percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro e borse di studio per gli studenti meritevoli, azioni che fanno parte di un'iniziativa di più ampio respiro, ovvero il piano d'azione locale per l'inclusione di Rom, Sinti e Camminanti presenti a Pavia, approvato dal Comune nel dicembre del 2016. L'ultima iniziativa messa in campo è il corso di educazione musicale da realizzare con una cooperativa milanese, un progetto che non convince affatto l'opposizione di centrodestra. Non ho capito bene con quali finalità educative si spendono nuovamente nel campo nomadi questi soldi a favore di questa educazione musicale che dovrebbe essere offerta ai più piccoli. Quindi non voglio così arrivare a delle conclusioni scontate, però mi sembra più una maniera per far lavorare la cooperativa piuttosto che per avere la possibilità di crescere dei talenti.
Rientrando in casa alle 2 di notte, ha notato che la serratura della porta d'ingresso era stata forzata e ha intelligentemente deciso di aspettare a entrare. L'uomo, residente a Stradella, in via Mercatello, ha composto il 112 e ha fatto intervenire i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno dapprima bloccato tutte le vie di fuga e poi hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento. Il ladro era ancora lì ed è stato sorpreso in flagrante. Con sé aveva un grimaldello che è stato sequestrato. In seguito all'arresto, come vediamo, un malvivente, un 51enne pavese senza fissa dimora, è stato sottoposto al rito per direttissima. Il giudice l'ha condannato a 1 anno e a 4 mesi, immediato quindi trasferimento al carcere di Torre del Gallo. Pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. Bentornati a Pavia News, diamo spazio alla rubrica in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della provincia di Pavia. Quest'oggi vi facciamo conoscere il dottor Alberto Chiara, che è responsabile dei reparti di pediatria degli ospedali del nostro territorio, un ruolo davvero importante, quindi conosciamo chi lo ricopre in questa intervista davvero a 360 gradi. Nessuno nasce per la propria volontà e quindi siamo tutti impegnati a far vivere bene chi nasce. Questa frase del decano dei pediatri italiani Roberto Burgio, il dottor Alberto Chiara l'ha voluta fissa all'ingresso delle pediatrie della SST di Pavia, di cui è responsabile, perché in questa frase, secondo Chiara, era chiuso tutto ciò che chi si occupa della salute dei bambini dovrebbe tenere sempre a mente. Il professor Burgio diceva che il pediatra dovrebbe essere una sorta di avvocato del bambino. Bambino, dovrebbe proprio difenderlo costantemente. E poi vabbè, il bambino va protetto e va difeso dalla scuola, dalle istituzioni, perché in puero homo, anche questa è una frase molto bella, nel bambino e nella bambina c'è l'uomo e la donna in divenire. Oltre che direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'azienda sociosanitaria territoriale pavese, il dottor Chiara è da poco stato nominato presidente della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera. È una società scientifica importante perché è un punto di riferimento per la popolazione, per le istituzioni e per i media, per tutte le problematiche legate al bambino nell'ambito della pediatria. E perché la pediatria è una specialità, è una specialità particolare, in quanto si occupa del bambino, del neonato, dell'adolescente, ma si occupa dell'età evolutiva. È una specialità, se vogliamo dire, anche trasversale. Trasversale perché bisogna ricordare che molte patologie dell'adulto possono partire già dall'età pediatrica. Difatti oggi noi pediatri battiamo e dobbiamo battere sulla prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, gli stili di vita che si devono acquisire fin da bambini, fin da piccoli. Importante l'alimentazione fin dalle prime epoche della vita. Nei tre punti nascita della SST di Pavia, Voghera, Stradella e Vigevano, nascono ogni anno circa 1800 bambini. La nascita è un evento meraviglioso, un evento straordinario, e noi abbiamo dei percorsi nascita ben definiti per i nostri centri, dei percorsi nascita in linea con quelle che sono le direttive regionali e nazionali. È molto importante quindi che questi percorsi nascita vengano conosciuti anche dall'utenza, sono riportati nel nostro sito aziendale e si possono avere delle informazioni anche presso i centri di ostetricia e ginecologia. Nella regione Lombardia, che sappiamo che appunto è all'avanguardia come sanità a livello nazionale, ha istituito questa RIMI, la rete integrata materno-infantile, quindi una presa in carico a 360 gradi dell'evento nascita, e che il bambino non solo nasce, il neonato, ma poi deve essere seguito, e ci deve essere proprio questa forte integrazione proprio a livello tra ospedale e territorio.
Sebbene il fattore umano sia ovviamente importantissimo, non va dimenticato che la cura dei piccoli pazienti negli ultimi anni ha fatto passi da gigante anche grazie alle nuove scoperte scientifiche e alle tecnologie disponibili all'interno degli ospedali pavesi. E sugli ospedali dell'SST di Pavia, grazie anche alla nostra direzione generale che crede molto nell'innovazione, crede molto nelle tecnologie, abbiamo delle eccellenti apparecchiature. Per esempio sappiamo che abbiamo delle apparecchiature per gli alti flussi nel distress respiratorio del neonato lattante e abbiamo queste apparecchiature che sono molto valide nelle bronchioliti, in alcune forme di insufficienza respiratoria. Le abbiamo nell'ospedale di Vigevano, le abbiamo anche nell'ospedale di Voghera, poi abbiamo dei sistemi di monitoraggio e poi abbiamo in particolar modo delle tecnologie ecografiche, dobbiamo dire che possono essere considerate un fiore all'occhiello per le SST di Pavia. Sull'ospedale di Voghera, dove c'è un centro di ecografia, che fa anche da trazione, vengono anche da fuori, regione. E abbiamo infatti un ambulatorio molto importante di ecografia e dove oltre all'ecografia tra classica convenzionale, che sappiamo che è una metodica eccellente per il bambino, in quanto un esame che non utilizza radiazioni ionizzanti, abbiamo l'applicazione dell'elastosonografia. L'elastosonografia è una metodica innovativa, particolare, che oltre all'esame ecografico convenzionale ci permette di valutare l'elasticità del tessuto, ci permette di quantizzare l'elasticità della struttura che andiamo a studiare e ci serve in tantissime condizioni patologiche, nello studio dei linfonodi, nello studio degli organi solidi e parenchimatosi come può essere un fegato, una milza, e ci permette a volte di distinguere delle forme, fare una distinzione tra forme neoplastiche e forme non neoplastiche, che purtroppo anche le forme neoplastiche esistono anche nel bambino, purtroppo per fortuna non sono tantissime, ma purtroppo anche l'età pediatrica a volte paga uno scotto insomma alla patologia tumorale, però per fortuna oggi si può fare tanto anche in queste forme. Ma il supporto ai bambini e alle famiglie va oltre l'aspetto clinico. A Voghera, per esempio, è stata istituita una vera e propria scuola all'interno dell'ospedale. In molti ospedali, noi qui l'abbiamo, per esempio l'abbiamo anche qui sull'ospedale di Voghera, abbiamo la scuola in ospedale. È un'istituzione molto bella che è una sorta di supporto per i genitori e per il bambino, per umanizzare un po' il ricovero. Quindi il bambino, abbiamo una maestra che viene da un circolo didattico di Voghera che a seconda dell'età del bambino li fa disegnare, li fa colorare e se sono bambini in età scolare fa fare dei compiti. Devo dire che è un'istituzione molto bella e quindi è molto importante che non vedano soltanto dei camici bianchi, medici e infermiere, ma vedano anche, c'è quell'aspetto ludico che credo che vada valorizzato, che ci debba essere durante il ricovero. Economia, abbiamo chiesto un bilancio dell'anno che si avvia alla conclusione al segretario provinciale del sindacato UIL, Barbieri. Il bilancio nel nostro territorio è un po' contraddittorio, gli ultimi dati che sono usciti ci danno ancora uno spaccato di una realtà, di una provincia ancora in crisi, facciamo fatica a uscire dalla crisi. Due dati positivi sono quelli che è aumentato l'export dei nostri prodotti, perciò questo è un dato che seguiamo molto attentamente, e è diminuito un pochettino la disoccupazione giovanile che si sta attestando intorno al 14%, perciò una media interessante, soprattutto per i lavoratori dai 18 ai 30 anni. Questo è un dato interessante, ecco, purtroppo sono gli unici dati interessanti. La nostra realtà è una realtà che ha bisogno, secondo noi, di creare le condizioni perché tutti i soggetti interessati, perciò dal sindacato a chi fa industria, a chi fa politica, decidano che ruolo vogliamo dare al nostro territorio. Il tavolo per l'attrattività che noi abbiamo attivato a livello regionale sta dando dei buoni risultati. Dal punto di vista di quello che è il pensiero, di quello che è la prospettiva, dobbiamo cominciare però a portare a casa anche dei risultati concreti partendo dalle infrastrutture che sono la vera nota dolente, perché se vogliamo parlare di sviluppo
vogliamo parlare di attrattività, dobbiamo partire dai ponti, dalle strade che sono fermi negli anni 50. Perciò ecco, da questo punto di vista noi dobbiamo focalizzare l'attenzione su quelle priorità che noi diamo ormai per non più procrastinabili. Cito il ponte della Becca, lo cito sempre, ma non abbiamo solo il problema del ponte della Becca, abbiamo tanti altri ponti che sono in crisi. Abbiamo il problema delle strade, abbiamo il problema della ferrovia che collega Milano con Vigevano e con Mortara, insomma abbiamo dei grossi problemi infrastrutturali che vanno affrontati e dobbiamo avere il supporto della regione e anche del governo per cominciare poi a fare un ragionamento di sviluppo che deve soprattutto prevedere e partire dalle potenzialità che noi già abbiamo, perciò la filiera dell'agroalimentare, la filiera del vino, la filiera del riso, le industrie che oggi operano sul nostro territorio, perciò ecco, mettere in campo dei meccanismi di difesa di quello che abbiamo e creare le condizioni perché poi questo tavolo per l'attrattività del territorio possa, in una visione più generale, capire come è possibile attirare nel nostro territorio nuove attività produttive e di conseguenza creare nuovi posti di lavoro. Un veloce riepilogo dei principali fatti di questa giornata. Roventi polemiche per un annuncio per la sede SIAE di Stradella, comparso sul sito del governo Garanzia Giovani. Si cercava un'impiegata part-time per 400 euro al mese, un unico requisito, la bella presenza. Il segretario PD Calabro interviene dopo l'aggressione di Furini a Polizzi in consiglio comunale. Il consigliere 5 Stelle è un irresponsabile, ha detto, non si può sempre provocare e definire l'avversario un buffone. La linea ferroviaria Milano-Mortara ancora in tilt, mattina da incubo con ritardi record fino a 102 minuti. E anche i residenti di Porta Genova si lamentano, treni troppo vecchi fanno vibrare il quartiere. Nelle ultime settimane vi abbiamo dato conto delle difficoltà di organizzazione aziendale interni a SM e Pavia, addirittura alcuni servizi si fa fatica a portarli avanti perché materialmente non ci sono le forniture. Ebbene, l'amministrazione comunale sta partendo proprio da qui, dal problema forniture, per cercare poi di risolvere il problema più grande del piano industriale complessivo dell'azienda. L'allarme era scattato nell'ultima commissione di garanzia. In ASM manca un piano organizzativo che coordini l'azienda ed i suoi dipendenti anche negli aspetti più banali. Problemi portati a galla dai consiglieri comunali di maggioranza Ottini e Gorgoni e confermati dal presidente di ASM Francesco Rigano. Ora il PD corre ai ripari ed è pronto a fornire a Via Donegani linee di indirizzo urgenti. Da tempo i democratici hanno avviato infatti un percorso di confronto con la dirigenza e con i lavoratori del comparto idrico e del servizio di igiene ambientale. I problemi principali riguardano i cicli di costi attivi e passivi, ovvero l'acquisto di forniture e beni materiali indispensabili per i dipendenti. Parliamo quindi di rimettere in piedi un sistema organizzato, aziendale, che da un lato ovviamente garantisca che queste procedure siano fatte in maniera assolutamente precisa, puntuale, nel pieno rispetto delle norme di legge, per cui chiaramente attraverso dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica, cosa che non avveniva nel passato. Dall'altro che però queste cose vengano fatte in tempi abbastanza rapidi e certi perché purtroppo la situazione sta davvero diventando poco facilmente gestibile. Il Consiglio Comunale si impegna quindi a fornire indirizzi urgenti all'azienda per risolvere i problemi operativi. Linee guida che non riguarderanno solo il modello organizzativo di ASM, ma anche obiettivi strategici da realizzare come nuovi parcheggi e la gestione dei servizi di manutenzione delle strade. L'occasione sarà buona altresì per aggiungere alcuni indirizzi anche di carattere un po' più strategico che riguardano alcuni aspetti, come ad esempio la possibilità di verificare dei piani di fattibilità per i parcheggi nell'area NECA e nell'area ex gasometro, e anche per valutare finalmente le modalità operative con cui conferire all'azienda il servizio di manutenzione delle strade e delle piste ciclabili, cosa che il Consiglio Comunale in realtà aveva già previsto un anno fa, ma che ad oggi purtroppo per i problemi organizzativi di cui dicevo prima non è stato ancora fatto. L'obiettivo quindi è quello di rafforzare i sistemi organizzativi dell'azienda e magari anche di dare degli indirizzi strategici.
In precedenza abbiamo parlato di come il Consiglio regionale abbia votato un documento a favore del raddoppio della ferrovia Milano-Mortara, non è stato l'unico documento che riguardava il nostro territorio discusso nell'ultima seduta appunto del Consiglio regionale. Nel prossimo servizio facciamo un riepilogo, tra l'altro il più importante è stato un ordine del giorno con il quale la Regione si è schierata contro il piano di riorganizzazione delle guardie mediche del nostro territorio che prevederebbe la dismissione di molti presidi. Continuità assistenziale, borsa merci e raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato nella seduta di ieri i tre ordini del giorno presentati dal consigliere pavese Silvia Piani nel corso della seduta dedicata al bilancio. La Regione nelle prossime settimane si impegnerà a mettere in campo iniziative di sostegno per la valorizzazione della borsa merci di Mortara, così da garantire nuovi servizi a sostegno del settore risicolo della nostra provincia, e a dialogare con l'ATS di Pavia affinché venga rivisto il piano di razionalizzazione del servizio della guardia medica. Con questo primo ordine del giorno chiediamo alla Giunta di farsi promotore verso l'ATS per rivedere un po' quella che era inizialmente l'idea dell'ATS della riorganizzazione delle postazioni di continuità assistenziale, banalmente la guardia medica, chiedendo appunto all'ATS appunto di rivedere questo programma di riorganizzazione, quindi di non cancellare alcune postazioni come invece era inizialmente nel loro programma, ma addirittura di implementarle, di incrementarle magari con l'aggiunta di alcune postazioni che al momento non sono esistenti, come ad esempio la postazione a Mortara. Quindi quello che si chiede alla Giunta è semplicemente di farsi promotore presso l'ATS chiedendo appunto che avvenga questo. Il Consiglio regionale ha dato anche il via libera all'ordine del giorno, che impegna la Giunta ad attivare un tavolo di lavoro con RFI e il Ministero dei Trasporti per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara. Un intervento prioritario e strategico, ha sottolineato Piani, per la qualità della vita degli oltre 17.000 utenti giornalieri della tratta. E teniamo pure appunto nella città metropolitana, tenendo appunto conto che la linea ferroviaria in questione è un punto di incontro ovviamente tra il territorio, il mio territorio, e la città metropolitana. Quindi sicuramente è una priorità, e quello che credo che debba fare questa giunta è rendersi parte attiva per cercare che questo raddoppio effettivamente venga completato. Era stato espulso dal nostro paese ma vi aveva fatto rientro. Per questo un albanese di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Montubeccaria. Il giovane è stato fermato nel corso di un controllo avvenuto a Montescano. Ai militari in servizio aveva detto di essere senza documenti e aveva fornito un nome poi rivelatosi falso. Da un controllo in caserma si è presto capito che il trentenne non avrebbe dovuto trovarsi in Italia e sono quindi scattate le manette. Era stato il prefetto di Pavia nel novembre di un anno fa a emettere un decreto di espulsione. E a proposito di sicurezza, ci sono 4 nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo per la città di Pavia. 6 nuove telecamere per implementare il servizio di videosorveglianza in città. La giunta di Palazzo Mezzabarba ha dato il via libera nei giorni scorsi all'acquisto per una spesa di poco inferiore ai 60.000 euro. A seguito delle numerose segnalazioni arrivate al comando dei vigili di Viale Resistenza, il sistema di controllo con gli occhi elettronici verrà quindi potenziato, in particolare in 6 zone del capoluogo, in Viale Cremona, in Via dei Mille, in Viale Brambilla e poi anche alla rotatoria, all'incrocio tra Via Tibaldi e Via Fratelli Cervi, in Piazza del San Giuseppe e in Corso Garibaldi all'angolo con Viale Resistenza, una spesa da 58.000 euro che consentirà di implementare il sistema di videosorveglianza. Nel corso degli anni sono state installate complessivamente 107 telecamere per rispondere alla crescente domanda di sicurezza in città. Gli apparecchi situati in zone considerate strategiche per la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini inviano le immagini alla centrale operativa della polizia locale e rappresentano un importante supporto all'attività investigativa degli agenti del comando vigili. C'è la pubblicità, torniamo fra poco. Ancora insieme con Pavia News, andiamo subito a Garlasco per il bilancio di fine d'anno da parte dell'amministrazione comunale. Guarda, è stato un anno impegnativo, ma dove ci siamo concentrati, anche un anno dove ci sono alcune soddisfazioni importanti, l'apertura del nuovo centro di formazione
in Via De Amicis con la partenza di un corso multimediale. Ci siamo così imposti un po' di voler valorizzare la Garlasco, la cultura, le iniziative che consentono ai nostri ragazzi di poter trovare lavoro e soprattutto per quelli che sono disoccupati di poter con la formazione reinserirli nel mondo del lavoro. È stato un anno pieno di soddisfazioni e che andiamo avanti. Adesso sentirai un po' i miei collaboratori, ma anche non so, il completamento della sostituzione delle lampade tradizionali con quelle in LED, iniziative che poi sai dove siamo un po' carenti, che non avendo molti quattrini le strade sono un po' strade da terzo mondo. Speriamo al prossimo anno di avere delle risorse che ci consenta anche di fare quello, quindi di rifacimento di un manto stradale e che consenta anche maggior decoro per tutti i miei garlaschesi. Colgo l'occasione comunque per formulare a tutti gli auguri di un Natale sereno e un anno 2018 che si possa tribolare il meno possibile e pieno anche di qualche soddisfazione. Garlaschesi, a tutti voi e alle vostre famiglie, buon Natale. In effetti saranno difficili perché più i bisogni aumentano e più il Comune deve essere pronto a rispondere ai bisogni dei cittadini. Abbiamo superato forse in parte la crisi economica dei tre anni fa, però qualche piccolo segnale di ripresa si vede, però c'è ancora bisogno di sostenere le famiglie che hanno avuto difficoltà, qualche padre ha perso il lavoro, qualche donna ha perso il lavoro, qualche donna è rimasta sola. Ci siamo difesi più che onorevolmente, nessuno, come abbiamo detto già in un'altra occasione, è stato lasciato indietro. Per quanto riguarda invece, come ha parlato il sindaco, delle innovazioni, in effetti la scuola multimediale è stata una bella, abbiamo pescato un bell'asso per il nostro Garlasco e anche se qualcuno storce un po' il naso e la guarda con snobismo, in realtà avere la possibilità di far lavorare ragazzi che non necessariamente vogliono andare all'università è un'opportunità che vogliamo mantenere sul nostro territorio e sviluppare. Tramite la Fondazione Le Vele, con cui abbiamo fatto questo progetto della scuola multimediale, abbiamo anche partecipato a un bando che ci ha permesso di dare il posto scuola gratuito ai ragazzi della scuola materna e della scuola primaria. E anche per i ragazzi della scuola media, cosa che era tantissimo tempo che mancava, una copertura di doposcuola per tenere i ragazzi al sicuro nei pomeriggi. Diamo il benvenuto nei nostri studi ad Anna Maria Mariani, buonasera. Grazie, buonasera. Anna Maria Mariani del Lions Club Pavia Le Torri sì. Che questa sera è qua anche per parlarci, anche e soprattutto per parlarci, un'iniziativa sì. Che ha sì. Una sua concretezza ormai nel tempo, che è la Bib Lions. Bib Lions, sì, la biblioteca in ospedale del San Matteo, dell'ospedale San Matteo. Si chiama Bib Lions perché è partita da un progetto Lions. Allora, parliamo del 2006-2007, 2007-2008, io ero, come Lions, presidente di zona, sono stata presidente di zona e presidente di circoscrizione e contemporaneamente lavoravo come insegnante, io sono un ex docente, ex perché sono in quiescenza, sono in pensione, delle scuole superiori dell'Istituto Volta. L'Istituto Volta aveva la scuola in ospedale, gestisce ancora adesso la scuola in ospedale. E io ero del Policlinico. Del Policlinico San Matteo. E io ero insegnante, ero coordinatrice della scuola superiore in ospedale e sono anche una grande lettrice. Le mamme, i papà che avevano i figli ricoverati per lo più al quarto piano della pediatria, non come patologia pediatrica, rimanevano a Pavia per curare i figli, i loro figli, anche 6 mesi perché provenivano dal sud Italia e quindi non potevano ogni 2 per 3 andare a casa. E allora prestavo i miei libri, prestavo da leggere perché loro venivano con i loro libri, ma è chiaro che non potevano portare valigiate di libri perché la priorità era un'altra. Da lì mi è venuta l'idea di fondare una biblioteca e quando ecco, avevo quell'incarico come Laios di presidente di zona e presidente di circoscrizione, ho chiesto di poter fare questo progetto. Da cosa nasce cosa? Mi hanno aiutati Lions, che ancora adesso mi aiutano, perché diciamo che l'obiettivo, la mission del Lions è We Serve, quindi
quindi il servizio per gli altri, questo è proprio un servizio per gli altri. Abbiamo iniziato da biblioteca, chiamiamola familiare, ecco, il San Matteo mi ha dato un locale, allora piccolo, era una piccola biblioteca, i Lions mi hanno portato i libri, hanno donato libri e l'abbiamo gestita come se fosse una biblioteca di casa, perché io non sono nata bibliotecaria, non sapevo nemmeno cosa fosse fare la bibliotecaria. Però poi, grazie a una mia amica dell'università, ecco l'Università di Pavia, servizio bibliotecario che devo veramente ringraziare, mi hanno insegnato a fare la bibliotecaria. Come si fa? Ecco, a strutturarla. Sì, a strutturarla. Addirittura io ed altre socie abbiamo fatto dei corsi in università e abbiamo imparato a fare le bibliotecarie. Quindi i corsi, abbiamo seguito questi corsi nel 2011 e il 1 gennaio 2012 è nata la biblioteca in ospedale a tutti gli effetti. Quella ufficiale. Sì, sì, è la biblioteca ufficiale. E così agli inizi avevamo poche, diciamo, poche volontarie, poi la biblioteca si è ingigantita proprio, adesso siamo in tutto 22 volontari. 6 volontari del mio club, del Lions Club Pavia Le Torri, 10 ragazzi, dei quali vorrei parlare anche, e al 5 volontari che fanno parte della nostra associazione ormai, di BibLions, perché abbiamo dovuto creare un'associazione, sì, a parte Biblion si chiama, che così ricorda BibLions, che è una onlus, e tutti siamo iscritti a questa associazione e siamo assicurati chiaramente da questa associazione. Questi ragazzi che lavorano... Ecco, vorrei parlare, cioè proprio sottolineare che c'è un service nel service, possiamo chiamarlo così, perché noi abbiamo 10 ragazzi di età compresa fra diciamo 23 anni e anche 40 anni, i nostri ragazzi variano, cioè sono in questo range di età. Questi ragazzi, alcuni sono in attesa di occupazione, però adesso la crisi c'è, altri hanno un po' di problemini e noi siamo contentissimi di questi ragazzi, come loro sono contenti di noi, perché ogni ragazzo ha una responsabilità, cioè si sente utile, poi viene in un ambiente gioioso, chiamiamolo così, allegro, se sa di far qualcosa per gli altri, quindi vengono proprio volentieri. Addirittura, li sto contando, abbiamo 5 ragazzi che vengono tutti i giorni, gli altri ragazzi vengono 2 volte alla settimana, ma non si risparmiano, dato che noi ci autofinanziamo un po'. Addirittura abbiamo ragazzi che ci portano la colla, ci portano i fogli, cioè è bellissimo, perché sì, ci teniamo molto a questi ragazzi e cerchiamo con alcuni, almeno per quello che possiamo, di dare una piccola borsa lavoro, cioè di fare dei piccoli regali, così loro si sentono utili e gratificati. Sì, e gratificati. Adesso abbiamo catalogato, perché è una biblioteca a tutti gli effetti questa, anche se nel piccolo chiaramente, abbiamo catalogato 20.000 volumi. Beh, e in Fluxus e in OPAC, che sono in pratica il modo di catalogare dell'Università di Pavia. Cioè noi nel nostro piccolo... È tutto schedato. Sì, abbiamo così. E ogni mese... all'incirca, riusciamo a fare di nuove iscrizioni anche 100, 120, 130 nuove iscrizioni e prestare 400 volumi. Beh, davvero numeri di tutto rispetto. Sì, sì. Grazie per averci presentato questa realtà. Ringrazio. Grazie ad Anna Maria Mariani. E noi adesso passiamo ad un'altra iniziativa, che invece è un concerto di beneficenza, si terrà domani al Teatro Cagnoni per aiutare il reparto di pediatria dell'ospedale di Vigevano. Andrà in scena venerdì sera al Teatro Cagnoni di Vigevano il concerto di Natale organizzato dal Rotary Club Mede Aureum. Oltre 100 artisti saliranno sul palco per uno spettacolo che alternerà momenti di grande allegria ad altri di riflessione. Sarà un incontro di diversi stili, dalla recitazione alla danza, dal canto al vero e proprio musical. Per l'iniziativa sono stati arruolati il St. George Pop Choir, la compagnia teatrale La Goccia, il Color Sound Children Choir e le scuole di danza, Emozione Danza,
Costanza e Ulaoana Italy. All'evento parteciperanno anche gli alpini che offriranno un brindisi a base di vin brûlé fuori dal teatro. L'incasso sarà devoluto per l'acquisto di apparecchiature per i reparti di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Vigevano. Allora, l'evento si svolgerà venerdì 22 dicembre alle 21.15 presso il Teatro Cagnoni. È un evento, come dicevo prima, che è più di un musical, più di un concerto, più di uno spettacolo di Natale. È il momento in cui tutti noi condividiamo la stessa gioia insieme a tutti gli attori, a tutti i ballerini, a tutti i musicisti che, tengo a precisare, prestano la propria opera generosamente. Proprio, ecco, dicevo, condividere tutti quanti insieme la gioia del Natale, che è la gioia del donare. Donare perché il ricavato di questo spettacolo, che andrà a contribuire proprio per l'acquisto di un bilirubinometro e di un altro strumento, dispositivo medico, di cui poi il primario dell'ospedale parlerà proprio durante la serata dello spettacolo. Lezione concerto questa mattina al Teatro Fraschini da parte dei solisti di Pavia. Vediamo. La mattina l'incontro con gli studenti della scuola media di indirizzo musicale Casorati, una prova generale per il concerto della sera. I solisti di Pavia festeggiano il loro 16° compleanno con una giornata tutta dedicata alla musica al Teatro Fraschini. È stata una mattinata molto bella perché noi abbiamo sempre la preoccupazione di riuscire a suscitare l'interesse dei ragazzi e questa mattina è stato molto facile, un po' per la loro preparazione di base, perché vengono dalla scuola media musicale, sperimentale, e un po' anche perché avevano l'opportunità di incontrare dei personaggi di primissimo ordine come Enrico Dindo e come Simone Rubino, che sono due fuoriclasse assoluti del loro strumento. Ad accompagnare il maestro Enrico Dindo e la sua ensemble c'è Simone Rubino, uno dei più talentuosi percussionisti italiani. È una meraviglia poter vedere dei ragazzi così interessati. E penso che sia anche un po' il nostro compito quello di motivare, di mettere a conoscenza ai nostri coetanei o poco più di quello che succede nella musica classica. Non è quello che molti pensano, noia o antichità, tutt'altro, semplicemente è innovazione, creatività, ed è questo, è una bellissima cosa poter coinvolgere giovani che sicuramente avranno un modo di pensare adesso diverso da ieri. E per il prossimo anno, come ha annunciato il maestro Dindo che la dirige, la Paviacello Academy raddoppia. Verrà creata infatti una seconda classe per i violoncellisti che vorranno prepararsi ad entrare nell'Accademia. I due violoncellisti dei solisti di Pavia, cioè Jacopo Di Tonno e Andrea Agostinelli, che sono tra l'altro miei ex allievi proprio in questa Accademia, diventano di fatto i miei assistenti e avranno una loro classe. Quindi chi non riuscirà, diciamo, per quest'anno a entrare nella classe principale avrà la possibilità di fare un anno con loro, con Jacopo e Andrea, sempre sotto la mia supervisione. Io ogni tanto andrò a vedere come vanno i lavori, e questo potrà dare la possibilità, diciamo, più facilmente di passare le audizioni per l'anno successivo nella classe principale. Per il momento è tutto, in prima serata una puntata di Parole in Piazza tutta dedicata a Natale. Intanto grazie per l'attenzione, arrivederci. Thank you.